È un cattolica devastante, cinico, quello di Eno contro il Pietracuta che deve alzare bandiera bianca. È una partita totalmente diversa rispetto a quella vista al Bindi all'andata, quando allora i rossoblù si imposero per 3-0. La formazione cattolichina vola sulle ali dell'entusiasmo e l'eccellenza da questa sera, potremmo dire che lì è un passo, specie se si gioca in questa maniera. La partita ha inizio con questo cross di Casolla, spaccata arriva mettendo fuori misura il centrocampista Mani. Dalla bandierina, cattolica in gol, cross di Casolla, colpo di testa di Tombari, carambola che termina sotto misura per la deviazione vincente di Filippo Mazzoli. I giallorossi passano in vantaggio con un'azione costruita da tre quarti del pacchetto difensivo. Ancora il cattolica, cross di Casolla a pescare Pasolini che da buona posizione alza la mira. Il Pietracuta si fa vedere con questa incursione di Masini, tocco per Sebastiani che spara in bocca ad Andreani. Ancora dal duo parte il secondo solo rossoblù con botta finale di Tosi, Andreani e super questa volta nella deviazione in corner. Il cattolica arriva al raddoppio, discesa sulla sinistra di Brighi, traversone al centro, poi la corrente Pasolini che da due passi infila l'estremo ospite. Per il 2-0 tutto troppo facile per i giallorossi di casa che sfiora addirittura il tris quando Brighi va a terra, si rialza in aria, mette al centro, ma Pasolini questa volta pecca di precisione mettendo fuori. Il Pietracuta nel momento di maggior difficoltà rimane in 10 per l'espulsione immediata da Rabi, ed è proprio il caso di dirlo, piove sul bagnato per il Pietracuta. La squadra di Fregnani è lontana parente di quella ammirata mercoledì notte contro il Ronco. Il prezzo del biglietto lo indica Brighi, grande assolo del numero 11 cattolichino con conclusione respinta dal portiere Lasagni, discesa davvero da applausi. La partita di Fratti è tutta qui con questa conclusione che non reca scompiglio ad Andreani. Cattolica allora decide di farsi quasi gol da solo e neo entrato a Rilai cerca di servire Fratti, ma Tombari spocchi il travessone e Andreani mostra di essere super reattivo. Nel finale si fa male Michelotti, avverte subito dolore e viene aiutato dai compagni a lasciare il terreno di gioco. Termina qui una partita che ha visto un netto dominio territoriale della prima della classe che si gusta la vittoria con i propri supporters, pensando da questa sera di aver messo seriamente un grosso punto sulla vittoria finale di questo campionato.